Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata della nostra rubrica scacchistica. Oggi ci occuperemo di un argomento un po' diverso. Voglio infatti parlarvi degli scacchi cinesi. Gli scacchi cinesi, come gli scacchi internazionali che abbiamo conosciuto nelle altre lezioni, derivano anch'essi dal Chaturanga e nell'immagine sullo schermo possiamo vederne le tracce, ad esempio nella presenza dell'elefante, come anche nella presenza del carro vicino al cavallo, che corrisponde alla torre. I pezzi muovono in maniera diversa, in parte, sono pezzi diversi, e li esamineremo uno ad uno. Innanzitutto, avrete notato che negli scacchi cinesi i pezzi non vengono collocati nelle case, ma sulle intersezioni. Quella illustrata è la posizione iniziale degli scacchi cinesi e con gli ideogrammi e con le immagini per rendere più semplice la comprensione della spiegazione dei movimenti dei pezzi. E veniamo ai movimenti dei pezzi. Ah, per prima cosa l'imperatore. L'imperatore muove come indicato in figura, cioè soltanto in orizzontale e in verticale, sempre e solo di un solo passo e sempre all'interno del quadrato individuato dalle due diagonali. La torre muove esattamente come la torre degli scacchi internazionali. Il cannone muove come la torre negli scacchi internazionali, ma per catturare deve saltare un pezzo, che sia esso bianco o nero, non importa. Il cavallo muove in maniera leggermente diversa dal cavallo degli scacchi internazionali. Nella figura sullo schermo, il cavallo non può raggiungere il cannone in alto a destra, perché la prima casa del suo movimento, movimento illustrato dalle frecce delle altre mosse, la prima casa è occupata da un pedone nero. Quindi in sostanza la differenza tra il cavallo degli scacchi cinesi e il cavallo degli scacchi internazionali è che il cavallo degli scacchi cinesi non può saltare. Il pedone negli scacchi cinesi muove sempre solo di un solo passo, non torna indietro come negli scacchi internazionali, non promuove, a differenza degli scacchi internazionali, e quando supera la propria metà campo, quando cioè oltrepassa il fiume, può muovere di un passo sia a destra che a sinistra e cattura nelle stesse direzioni in cui muove. Ad esempio, nella figura sullo schermo, il pedone più avanzato rosso può catturare il pedone nero che gli sta di fronte. L'elefante muove di due passi in diagonale e, come il cavallo, non salta e non può superare la propria metà campo. Il mandarino muove di un solo passo in diagonale, restando sempre all'interno del quadrato individuato dalle diagonali. Altre specificità degli scacchi cinesi sono: uno, il fatto che lo stallo non dà la patta. Il giocatore che subisce lo stallo perde la partita. In più, i due re, o meglio i due imperatori, non possono mai stare sulla stessa linea senza che vi sia un pezzo interposto.